Tra le tante pietre miliari dei nostri videogiochi c'è da segnalare sicuramente Tekken. Cosa ti evoca, caro Porfo, questo videogioco? Beh, sicuramente mi rievoca tanti bei ricordi della mia infanzia, soprattutto Tekken 3, che è un videogioco che penso hanno amato moltissimi giocatori della vecchia PlayStation 1, uno dei giochi più iconici di questa piattaforma. Ma poi ecco, io ho giocato personalmente anche a Tekken 5 e a Tekken 6, perché poi sono stati prodotti anche dei Tekken per la PlayStation 2 e per la PlayStation 3. Diciamo che è stato un videogioco che ha avuto molto successo e che è piaciuto molto ai giovani, ai ragazzi, anche che continua ancora oggi a piacere ai ragazzi un po' più cresciuti, perché comunque è stato un gioco che di per sé permetteva di fare combattimenti non solo in modalità uno contro il computer, uno da solo contro il computer, ma soprattutto perché consentiva di fare battaglie uno contro uno, quindi quanti di noi, penso molti ragazzi si sfidavano tra amici, invitavano l'amichetto di turno a casa per sfidarsi a Tekken, facevano partite interminabili, Guarda, quindi. proprio in proposito di ciò, poi ti faccio un'altra domanda, caro Porfo, perché in questo video farò delle domande e delle risposte, faremo un botta e risposta, non sarà io parlo e poi tu parli, no, faremo un botta e Sì, risposta, così almeno non faremo annoiare il certo. pubblico e nemmeno tu ti annoierai. Caro Porfo, ti dico una cosa, che da piccolo alle elementari io avevo un amico polacco, che è ancora vivo chiaramente, sta in Polonia purtroppo, e pensa, caro Porfo, che veniva ogni pomeriggio a casa mia a giocare alla PlayStation. E facevamo i tornei, cioè noi proprio facevamo i tornei di videogiochi, in particolare di Tekken e videogiochi simili. Lui addirittura pensa che quando veniva a casa mia si toglieva le scarpe, perché in Polonia devi sapere, caro Porfo e cari utenti, che hanno l'abitudine, quando una persona va a casa di un'altra, di togliersi le scarpe. Cioè loro entrano in una casa di un'altra persona, si tolgono le scarpe e poi entrano. Cioè pensa che cosa Sì, particolare no, questa. infatti Questa vi fa capire, non lo cari sapevo utenti, questa cosa questa è una perché cosa che vi sto dicendo. Questo ragazzo, infatti, era un bambino lì all'epoca. giravano scarsi per casa. Esatto, è una usanza per dire: io ti dimostro il mio rispetto. Pensa che cosa incredibile. Lui faceva questo: entrava a casa mia, sono rimasto chiaramente a Roma, nella stessa zona, in un'altra casa chiaramente, e lui veniva a casa mia. Lui una volta mi offrì anche la Coca-Cola. Però, tornando al discorso prima, lui veniva, si toglieva le scarpe e giocavamo a Tekken, ai videogiochi di scontri. Erano pomeriggi bellissimi, quindi Tekken per me ha fatto la storia dei videogiochi e ha fatto veramente la storia anche della mia famiglia e di me come ragazzino che sono poi cresciuto e sono diventato un nuovo. Questo ricordo lo manterrò per sempre io nella mia vita. Quando morirò, ovviamente non ci sarà più. Nel botta e risposta che voglio proporre, chiedo questo a Porfo e poi terminerò il video: cosa ti ha lasciato dentro? Cosa ti ha lasciato brevemente, caro Porfo? Questo gioco, questo videogioco Tekken, cosa ti ha lasciato? I ricordi? Le partite in compagnia degli amici, degli amichetti, ma oltre a questo anche che cosa? Il videogioco, i colori, i personaggi? Sì, sicuramente i personaggi soprattutto perché c'erano dei personaggi che molto particolari, erano tanti personaggi molto diversi tra loro. C'erano anche personaggi nel Tekken 3 che poi non erano presenti nei due episodi successivi, personaggi particolari, Mo Cujin per Come esempio, no, Yoshimitsu, Yoshimitsu, King. King, il dottore che non ricordo il nome adesso. Koika, come si chiama? Yoshimitsu, Sì, Eiaki, quello di legno pare si quello di chiamava legno, no. no, Yoshimitsu, Che Eiaki, io mi divertivo sempre a chiamarlo Pinocchio, perché di legno, ecco, questo io prendo Pinocchio in Pinocchio, giro. certo, Lì, quello che è Lì, Daihachi, sì, è vero. mamma mia, bellissimi ricordi, guardate. I colori che mi piacciono, che mi dice i colori erano sgargianti. I colori sì, molto sgargianti, risaltavano molto, secondo me, all'occhio del videogiocatore e quindi anche se si giocava in una stanza abbastanza buia, comunque illuminavano abbastanza bene la stanza, permettendo di avere una visuale ideale. Ideale omogeneo, insomma. Sì. L'ultima domanda che faccio a Porfo è la seguente: hai mai riscontrato, diciamo, siccome si parla tanto di violenza, il videogioco in questione, diciamolo subito, Porfo, è di violenza, sicuramente non ci Sì. Sì. piove. Però a me non mi sembra che tu nel corso della tua vita, quando sei cresciuto, hai avuto
dei traumi, ti ha lasciato No, traumi no, questo ma gioco. assolutamente no, perché comunque per quanto era un videogioco comunque di lotta, secondo me la violenza non era abbastanza moderata se si viene comparata a quella di altri videogiochi dove magari si vede il sangue, si vede Esatto. proprio No, lì non ho cose mai visto scene sangue. cruente. Tekken è molto più tranquillo, cioè sono semplici combattimenti. Metti. Addirittura lo sconto, quando avviene, non so se ti ricordi, quando avviene il colpo, non Sì, c'era il sangue, c'era una no. macchia verde, diciamo, Sì. una cosa tipo una scintilla. Sì, Non era il assolutamente. sangue, per esempio, come in Mortal Kombat, no? Comincia con il sangue, Esatto. no? Una scintilla verde, rosa, ma non è sangue, quella è una Esatto, quindi scintilla, non era niente punto. secondo me che potesse No, impressionare i niente. bambini Ma ti o i ha lasciato ragazzi. quindi uno strascico negativo? No, Se no. ti senti ora un violento, No, un belligerante. assolutamente no, ma Non mi sembri un belligerante, un io non sono violento. diventato violento neanche quando giocavo anni fa a GTA San Andreas, E allora? Per quindi voglio dire, me. è più violento quello secondo me rispetto al Esatto, per me Tekken. però, lasciami dire questo. Pensi pure tu che, secondo te, concordi con me che quando ci dicono sono videogiochi violenti, sì, se sei un bambino eventualmente, ma se. Anche se sei un bambino, non mi sembra che tu, ripeto. Hai giocato a quei giochi, giusto? Sì. Non mi sembri uno che va in giro, ammazza le persone, si dà le No. botte, queste cose qua. Quindi, quando dicono, state attenti, sì, bisogna fare attenzione, però, come si suol dire, è anche nel cervello della persona, o sbaglio, che non Certo, fai le è la persona che poi deve usare il proprio cervello, deve capire, deve distinguere tra cazzate. realtà Bene e il e la male, tra realtà, bene oltre che per bene e male, deve distinguere e male. E finzione. tra realtà virtuale e realtà reale, Reale, diciamo. bravo, bravissimo, esatto. Beh, io veramente in questo video abbiamo affrontato bene, anche 7 minuti sono arrivati, quindi dobbiamo dire tutto. Porfo, saluti i nostri Sì, amici, i nostri utenti. ciao a tutti e Di se vuoi iscriversi al sì, tuo canale. iscrivetevi al mio canale Porfo90, a breve usciranno nuovi video, è un canale che tratta soprattutto di attualità di politica, ma sono presenti anche dei video su videogiochi, sono presenti video dove parlo di sport, di tanti altri argomenti, quindi vi invito a iscrivervi al mio canale. Hai notato un beneficio di iscritti, un aumento? Qualche iscritto sì, Bene. Significa ultimamente. che il mio canale sta andando bene, Sì, quindi. Bene. assolutamente sì. Ciao da Porfo e da Narratore Italiano. Ciao a Al prossimo tutti. video.